Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di risposta nel video di The King 85 Ago. Exactly, proprio esattamente devo rispondere a questo video. Allora, sono d'accordo e non d'accordo. The King, lo sai benissimo che io e te ormai, cioè quando dobbiamo parlare ci parliamo, quando c'ho io ti devo dire che non va bene una cosa te la dico senza problemi, cioè adesso non è che tutti quelli che sono iscritti al canale di King 85 Ago mettete non mi piace nel mio video, perché non sto dicendo niente di male, sto solo dicendo delle piccole parentesi che ci sono, che c'è su YouTube. Allora, quello che non va bene è che ti sei arrabbiato per una cosa che non ne valeva manco la pena, perché direttamente non facevi il video, te ne sbattevi i coglioni, non facevi il video. Come avrei fatto anch'io, perché c'è molta gente che per esempio mi sta scrivendo, ti iscrivi al mio canale, ricambi, cose varie, io non le lascio proprio perdere, non leggo nemmeno i messaggi. Direttamente li cancello e vaffanculo. Chi mi chiede invece la sponsorizzazione? Ad alcuni ho risposto che per adesso bloccherò le sponsorizzazioni anche io, ma non perché l'hai fatto tu adesso il video, lo sto facendo anche io, no, io l'avevo già fatto da 2 mesi questa cosa, che bloccavo il video delle sponsorizzazioni perché ho notato che quando lo facevo la gente me lo chiedeva. Io non è che non voglio aiutare nessuno, che sono una testa di cazzo, anzi è il contrario in verità, perché molti si sono lamentati che quando li ho sponsorizzati mi hanno detto che non hanno avuto molti iscritti e non hanno avuto, nei miei video non c'erano molte visualizzazioni. Questo dovevate farlo voi già dalla vostra testa, che io non ho molte visualizzazioni e neanche molti iscritti. Cioè non è perché ne ho 523 o 530, vuol dire che io ho 530 visualizzazioni a video. Ecco, alcuni youtuber si sono disiscritti dal mio canale, altri non mi seguono manco più e non gliene sbatte niente. Quindi cioè, alla fine non ha senso. Cioè francamente, se ho notato che molti si sono lamentati che non hanno avuto molti iscritti, quindi ho bloccato la serie di sponsorizzazioni. Ve lo dico qui in questo video, così almeno siamo a posto, me lo dico anch'io, visto che non perché non voglio aiutare nessuno, è perché voi chiedete prima la sponsorizzazione, poi se voi non avete quello che volete vi incazzate con me, che non ha senso, dopo che vi ho fatto, tra virgolette, non è manco un piacere, perché vi do poco di quello che vi sto dando, il frutto, e quindi non vi do niente. Bene. La intro di Minecraft durerà 1 minuto, ragazzi, non vi so che cosa, non vi posso dire nulla, non posso togliere dei pezzi di video perché sono epici, c'è Boxy che va lì, così la dazzo solo al nemico, io poi che gli butto la freccia all'altro per evitare che venga ucciso. Dovete capire che è un video per Hunger Games, quindi non può durare 30 secondi un video, perché se taglio le scene quando loro camminano sono brutte, sono statiche e quindi è brutto. Ritornando al discorso di prima comunque, allora, hai soltanto sbagliato sul fatto che tu hai fatto un video dove tu spiegavi che ripetevi le stesse cose di prima e soprattutto hai fatto un video dove ti sei incazzato nero su questa cosa, cioè io non mi sarei manco incazzato, l'avrei lasciati perdere direttamente, non ha senso. E poi anche su perché lo fai, ecco, nel senso che tu avevi già detto che lo volevi fare questa cosa, che volevi sponsorizzare tutti quanti, quindi cioè ti sei messo tu davanti a loro, cioè sei stato tu a dirlo già in prima persona, voglio fare questa cosa per aiutare gli altri. Poi però non è colpa di loro se poi dopo ti chiedono la sponsorizzazione e poi non ti seguono, perché tu hai detto solamente che tu vuoi, cioè che tu sponsorizzi i canali che vogliono essere aiutati, non che ti devono anche seguire, Questa cosa non l'avevi detta nel video, io li ho visti tutti i tuoi video, quindi so che cosa hai detto. E come ho detto anch'io, io nei miei video cosa ho detto? Io sponsorizzo sia chi mi segue, chi non mi segue. Quindi chi non mi segue, li sponsorizzo una volta e basta, poi chi mi segue invece li sponsorizzo ogni tanto. Invece tu hai detto soltanto che sponsorizzi i canali, quindi loro cosa hanno pensato? Hanno detto, cazzo, questo sponsorizza canali e non dice che dobbiamo seguirlo e quindi non lo seguiamo. Io mi ricordo che nel video hai detto così, che tu sponsorizzi canali che meritano e canali che vogliono essere sponsorizzati, quindi non hai specificato che dovevano seguirti. Quindi non è né colpa tua né colpa loro, ci sarei forse spiegato male, quindi è successo un badatrack, come si può dire. Faccio questo video di risposta perché, appunto, io seguendo i suoi video so che cosa ha detto e quindi so perché la gente è incazzata con lui. Se a me uno mi viene a dire ti sponsorizzo canali e basta, io dico, chiedo,
chiedo, vabbè, io direi, sono uno di quelli che direbbe, non chiederebbe nemmeno, perché se c'ha 240 iscritti o 500, che cazzo c'è da fare? Però, se, intanto questa luce, you can see, ma no, facciamo wrestling, perché se no mi killa, no, ok, allora, cosa voglio dire? Il punto è questo. Se tu dovresti fare un video dove in pratica, adesso non lo fai più, perché ormai hai detto tutto nel video, quindi vabbè, però se tu facevi un video dove tu spiegavi i dettagli di quello che tu facevi nel canale, se tu sponsorizzavi canali che meritano o canali che ti devono seguire per essere sponsorizzati, avrebbero capito e quindi non ti avrebbero chiesto sponsorizzami, ma ti avrebbero lasciato perdere direttamente, non ti avrebbero manco chiesto sponsorizzami, perché poi dovrebbero seguirti e non sono stupidi loro a non capire che tu non vai a controllare nel loro canale e comunque non sono stupidi a non capire che tu lo scoprirai presto che loro non ti seguono. Riguardante alla cosa di YouTube invece, che hanno fatto questa cosa nuova di mettere i filtri che avevi detto tu nel video, non me ne sono accorto, devo controllare perché comincia a togliere un po' di gente, perché anche io c'ho gente che non mi segue e basta. Vabbè. Poi un messaggio che mi ha scritto un mio amico, che non farò nomi ma comunque lui ha capito di chi sto parlando, mi ha detto che sto facendo troppe serie e ha ragione. Il problema è che ho bloccato un po' di serie, ho bloccato Tenku, perché sto cercando prima di farvi finire l'Outlast, così ce lo abbiamo dai coglioni, e ci togliamo anche Abe, così almeno ho finito Abe e posso continuare le serie che devo finire. Dino Crisis ne ho un casino di puntate, cioè ne ho registrato un casino, soltanto che non le sto renderizzando. Non l'ho finito, perché sicuramente finirà al 15°, 16° episodio, mettiamo. Se io sono arrivato fino al 10°, quindi se lì sono arrivato al 7° o all'8° ce ne sono 2, basta. Quindi anche Dino Crisis non è lungo come gioco, credo che sia abbastanza corto, me lo ricordo che era corto. Poi, Hunger Games, ho detto che ho fatto la intro, anche se dura un po' di più, perdonatemi, ma sopportatevelo, a meno che sopportatevela una volta e poi dopo saltate 1:10 o 1:50 o 50 secondi e 26 millisecondi, per essere precisi, e guardate il video degli Hunger Games, cioè basta una volta guardare la intro, non è che tutte le volte che metto una intro voi dovete guardarla, tutte le volte la intro guardavelo minuto per minuto, no, saltate la intro, vaffanculo. Io ad esempio quella di The King 85 Ago ogni volta salto il video perché l'ho vista, però mi rompe le orecchie quando guardo sul telefono, cioè secondo io metto le cuffie nel telefono, sto quel momento mi partono le orecchie, non posso farcela. Cioè anche se guardo il video dove lui parla fino alla fine, perché la intro dopo che la guardi una volta, che vedi il fuoco che esce con la scritta di King 85 Ago, hai capito la sigla appunto, però con le orecchie, soprattutto queste anche magari, che metto la intro, mi sfonda le orecchie, cazzo, io infatti metto musiche tranquille, a parte quella normale, quella che quella è horror, vabbè, lasciate perdere quella lì, le altre mi sembrano tranquille, non ho messo, mi sa, di intro potenti di brutto, perché non mi piace mettere sia musica copyright e cose varie, quindi, così. E cosa volevo dirvi? Sì, vabbè, volevo parlare di quella cosa comunque, che volevo essere specifico sulle cose, perché è un conto, a me piace essere sempre specifico, cosa vuol dire? Forse non vuol dire niente quello che sto dicendo, cioè non mi piace non essere dettagliato sulle cose, perché un conto è dire, sponsorizzo canali e basta, un conto è dire sponsorizzo canali però mi devono seguire, ecco, c'è una bella differenza. Quindi c'è, cioè, il video dovevi soltanto spiegare il concetto di sponsorizzazioni, ecco, che tu sponsorizzi solamente se ti seguono, non è una critica, non è un coro su tutti quelli, tu ci uccidiamo, no, non è una critica, è un punto di vista, ecco, quindi mettiamo già le cose in chiaro. Poi, parlando di altri discorsi, quell'altro video che avevi fatto precedentemente, che parlava di uno che di tre persone o quattro persone che avevano fatto un concorso per vincere 10.000 euro, e 5.000 euro andavano alla Sardegna e gli altri 5.000 gli andavano a lui o al computer. Noi francamente, io che sono sardo e poi non so se gli altri la penseranno così, ma
Ce ne sbattiamo il cazzo di quello che ha vinto. Proprio ho detto che Retondo non sono grazie ai suoi 5.000 euro che noi sopravviveremo in questo disastro. Che poi è già sistemato tutto, cioè non abbiamo più niente di sfatto, rotto. Cioè, alcune case sì ancora, sono da ricostruire, c'è gente ancora che non ha casa, però stanno andando a dormire degli amici, dei parenti, quindi qua dei vicini, per esempio, cioè, credo, i miei vicini credo che siano tornati tutti. Il mio vicino di sotto, quello che ha avuto l'acqua, diciamo, quasi dove c'è la finestra, quindi immaginatevi che loro erano qua, la finestra era qui, il finale della finestra, no? Era qua, l'acqua ce l'avevano un po' più sotto, cioè immaginatevi, cioè prendeva il vetro della macchina, l'altezza, suonando quanto così. Cioè l'acqua mi arrivava dalla testa ai piedi, perché sono seduto, quindi immaginatevi che saranno 2 metri, o 1 metro di altezza, facciamo? Vabbè. Quindi, francamente, quelli famosi tipo Luke, quelli là che non gliene sbatte un cazzo, francamente, gli youtuber meno famosi o della Sardegna, proprio noi, guardate, siamo superiori, cioè proprio se vogliamo dirlo, noi sardi siamo superiori, cioè non ci può dire niente nessuno. Cioè, sicuramente non avremmo migliorato sicuramente con i 5.000 euro di quello che ha vinto il concorso, la battaglia del vincere il computer. Cioè, francamente no. Perché sicuramente avremmo avuto il politico, speriamo, Giovannelli, come si chiama lui, quello sardo? Adesso non so come cavolo si chiama. Non so manco chi cazzo è, figuratevi. Come io non sapevo chi era Berlusconi. Mi prendo per il culo, so chi è. Purtroppo. Allora, comunque, andiamo avanti. Tutti adesso mi attaccheranno perché tifano Berlusconi. Io non tifo né sinistra né destra. Da nessuna parte. Io piuttosto non voterei nemmeno. Perché tanto ognuno ce la mette nel culo. Come YouTube. All'incirca. Gente che ti chiede su ForSub, te la mettono nel culo, poi tu la metti a me, oh mio Dio, che bello, la la la, eccetera, eccetera. Comunque. Il telo verde è quello che dovrei mettere qua, o altrimenti farò delle scene epiche, tipo vi do un... Adesso non vi voglio dire, cioè non vi voglio dire che lo faccio, perché poi magari mi esce una merda e non lo faccio, quindi non vi garantisco nulla. Sicuramente farò delle registrazioni giù, dove c'è, posso mettere questo velo, perché in pratica dovete sapere che, immaginatevi dei ganci, tipo capito, avete i bastoni, come li volete chiamare, i pali, dove... Vabbè, avete capito, vaffanculo, non devo spiegarvelo, non so manco come spiegarvelo. Vabbè, voi fate finta il telefono, ok? Sì, le cuffie non c'entrano un cazzo con il contesto, aspetta. Come faccio a spiegarvi le cose se non tolgo le cose principali? Allora, voi immaginatevi una cosa del genere, ok? Questi qua reggono il velo verde. Voi lo mettete uno qua e lo fate passare dall'altra parte e lo tenete come uno stendino, cioè mettete come se mettesse un vestito a stendere, ecco, uguale, quello identico, lo metti così, lo appoggi, metti la videocamera un po' distante, ti metti così, cominci a fare così come un coglione e ti metti a fare il coso. Sì, quello che vedete laggiù è la mia ventola e poi c'è questa che, vabbè, non mi interessa. Cosa vi posso far vedere? Oh, Nintendo! Nintendo. Quelle altre cose, ma faccio veloce. Oh, non avete visto niente? Io non ho niente. Io ho le schedine normali della Nintendo. Non mi sembra di aver fatto vedere qualcosa di strano. Ok. E altro cosa vi posso dire? Il culo mi deve arrivare. Vabbè. Ah, forse ho migliorato la dov'è? Dov'è la cosa? Dov'è? Vabbè, la GoPro Hero 2, che direttamente vi faccio vedere la scatola GoPro Hero 2. Interessa? L'ho pagata 200 euro, quindi dovrebbe fare video fantastici se non mi fa la visione oculare. Che cazzo? Poi tutto va bene, lavoro bene, tutto bene, yeah. Ho trovato anzi la lampada, quella che stavo cercando di Amnesia, l'ho trovata, però è simile, cioè non è identica, comprendete che trovo la stessa lampada di Amnesia, perché quella lì è francamente impossibile da trovare. A parte che ne ho trovata una gigantesca, il doppio di quella e costa 370 euro. E ne ho trovata invece quella un pochettino più piccola, da tipo una lampada normale. Ok, che c'ha il coso nottone così grande, c'ha la parte centrale in vetro,
e si illumina di verde. Quindi l'ho trovata, costa 200 euro, 212 euro, dai, all'incirca quella. La ordinerò? Sì. Sicuramente sì, come regalo di Natale. Mia mamma invece mi sta comprando la lanterna, quella di Amnesia. Così posso fare video di Amnesia. Ok, no, cioè, farò forse delle scene con la torcia, avete capito, con la lanterna, così cammino per le stanze. Aiuto! Magari metto il velo verde, così almeno posso togliere lo sfondo dietro, così se c'è buio magari non... metto lo sfondo verde e lo tolgo, perché se invece metto lo buio, metto la lanterna, magari si vede camera mia, e non ve ne frega un cazzo di vedere camera mia. Meglio togliere lo sfondo, no? E poi, Tenku, come vi stavo dicendo, lo fermo un attimino. FIFA 14 possono uscire le puntate così a cazzo quando mi pare. Outlast sta per finire, Abe sta per finire, Angry Games quando mi voglio lo carico. Dino Crisis vi ho detto quando capita. Poi le due nuove serie di Dead Island e di Monkey Island usciranno non presto. Io vi ho solo annunciato che dovrebbero uscire. Poi usciranno forse tra un bel po', finché non finisco Amnesia e... almeno Amnesia, Outlast e quell'altro. Perché sennò c'ho 30 serie con i fumi. Journey to Silius è finito, cioè all'incirca, cioè manca l'ultimo livello che devo finire, perché è un casino quel livello. Non riesco mai a capire come dovrei saltare bene. E che manca solo quella alla fine di coso, di Journey to Silius. Dopo Journey to Silius ho finito i giochi del passato, finito. Quindi finisco quel video. Era tanto per annunciarvi alcune cose, tanto per caricare un video, anche comunque per annunciarvi le cose nuove che sto facendo. Ho imparato a usare Mineimator, che sarebbe quello che ho fatto la intro per Hunger Games. Ho usato un programma che fa Minecraft, che puoi fare animare le cose. Puoi mettere le skin personalizzate, così puoi mettere più minecraftiani, ecco, esatto, come umani, e li puoi mettere in sequenza, puoi metterne anche 50 nel programma, con skin diverse, che si attaccano tutti insieme. Però il problema è che se voi fate una cosa del genere dovete essere bravi a fare i movimenti, gli oggetti, fare bene le cose in pratica. Ecco. Io l'ho imparato, però c'è qualcuno che mi ha chiesto se usare Mineimator, quella cosa lì. Io sì, lo saprei anche usare, però non credo che vorreste dei tutorial su questo programma, perché non credo che servirà qualcuno. Cioè non credo che vi servirà tipo fare una intro, tipo voi fate l'umano della vostra skin che cammina, fate un'inquadratura diversa, poi lo dovete caricare su Adobe After Effects e ci mettete la vostra scritta del vostro canale. Però non so se vi interessa più di tanto, cioè è inutile fare un tutorial se poi non vi interessa a nessuno. Certo, voi direte, ma magari può interessare ad uno che non è iscritto al tuo canale, guarda il tuo video, si iscrive perché hai fatto quello. Sì, però non lo so. Francamente Mineimator devi essere anche abbastanza bravo. Io lo so usare, infatti... l'unica cosa che mi ha fottuto a me di questo programma è che non mi salva il video. Quindi cosa devo fare? Faccio il coso con Mineimator, prendo Action, registro il video e poi lo faccio in 1270p, perché tanto è di più. Cioè diventa 1300 qualcosa per 800, quindi immaginate 1280x720p, basta rimpicciolirlo un pochettino e non perde manco di qualità. Quindi, cioè, sono bravo ad usarlo, cioè, me la cavo, però non ho problemi. Però ho difficoltà a spiegarvelo, perché ogni cosa, ogni animazione, voi tipo gli fate fare così, dovete cliccare il pallino verde, se magari lui è il pallino verde, cliccare il pallino verde, cliccarlo, spostarvi un pochettino più avanti, poi fargli fare tipo così, e schiacciare nuovo il pallino verde, e lui fa questo movimento così. Quindi, cioè... non è difficile come programma, è stupido, cioè meglio di usare Adobe After Effects per fare Minecraft, perché ci esiste anche Adobe After Effects che ti fa fare il mondo di Minecraft e usare il personaggio. Comunque vabbè,
dipende da voi. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Bayon Community, ciao a tutti!